Se guardo questo paesaggio non riesco più a vedere i bonsai normali. Che meraviglia! Diventano così gli alberi di questo posto. ゆっくり行こう、撮ってみるから。サッカー協会だからあれ、ニコラさんとかアウエルはもうやめたけど、ニコラさんとかあいつたちだからね、みんな。あれ、パオロさんとか、モリビーさんか。そうそうそうそうそう。Questa pianta è stata piantata da seme e ha 63 anni. Prima di dargli la forma dobbiamo decidere il fronte. Questa parte è il nebari migliore. Non si nota l'innesto perché è fatto quando le piantine sono molto giovani. Però se osserviamo da questo lato, l'apice è abbastanza arretrato, siccome va dall'altra parte. Proviamo a vedere da questo lato. Vediamo il fronte da questa parte, proviamo a dargli una forma. Prima di iniziare a dare la forma alla pianta, occupiamoci dei rami secchi. Se vediamo i pini naturali del Monte Azuma, più passano gli anni, 10 anni, 100 anni, i rami che non prendono il sole si indeboliscono e alla fine si seccano. In natura i rami morti rimangono attaccati al tronco, diventano gin e durano per sempre. Ma
Colpiamo i gin artificialmente incidendo i rami con delle lame come questa che ha inventato mio padre Abe Kurakichi. Riguardo ai gin dei rami, quelli che stanno davanti e dietro devono essere corti, mentre per quelli che stanno in posizione destra o sinistra, a seconda del flusso di movimento della pianta, vanno regolati lunghi o corti come conviene. Da quando questi rami sono stati tagliati sono passati oltre 5 anni e sono seccati completamente. Nel caso in cui si voglia lasciare un gin dopo aver tagliato il ramo, bisogna aspettare finché il ramo si secca e dopodiché lo si può scolpire. In questo modo i rami non marciranno mai. Se li si scolpisce subito dopo il taglio, mentre ancora sono vivi, è facile che i rami marciscano e non durino nel tempo. Questo è uno scalpello fatto a mano. Prima di tutto scolpisco la base del ramo. Con una dimensione di questo genere spezzo con questo strumento per formare gin.
正面は西角ですね。こんな感じで lavoriamo in questo modo ed è importante fare sì che non si vedano le tracce del taglio dello strumento, che non sembri fatto apposta, ma si deve scolpire in modo che sembri rovinato in modo naturale. Questo strumento si usa per lavorare i rami che sono volti verso l'alto. だいたいあとで作ってから取っか、うん、な、うん、よし、ho finito di lavorare per fare i gin. Provo a girare. Come vedete, i gin non sembrano intagliati con una lama, ma vengono fatti come quelli in natura. Passando diversi anni, assumeranno ancora più una forma naturale. Io? Prima abbiamo stabilito il fronte e poi abbiamo scolpito i gin. Ora facciamo i danucchi, cioè togliamo tutti i rami che non sono necessari. Quando si tolgono i rami, si abbia in mente la forma da dare alla pianta e se fare un flusso a destra o a sinistra e cose simili. まあ、右流れにするのか左流れなのか、まあ、そういうことも含めて
姿を頭の中に描きます。Bene, ora faccio Edanuki. Innanzitutto l'apice di questa pianta. Cosa scegliere come apice e quanto alto farlo? Nel caso di questa pianta, da qui in su si slancia parecchio e va deciso fino a che altezza usarlo, dove posizionare il ramo con il quale costruire l'apice dell'albero. Nel caso di questa pianta, se uso tutto questo ramo lungo, l'apice diventa troppo alto. Quindi, con i rami piccoli che stanno sotto, costruisco l'apice. Vedendolo di fronte non si vede bene, ma ve lo faccio vedere da dietro. Con questo ramo costruisco l'apice. L'ho tagliato. Poi, siccome faccio l'apice girando questo ramo, taglio qui. Lasciando che si secchi naturalmente, ne faccio un tenjin. Girando questo ramo ne faccio l'apice. Poi, riguardo a questo ramo, è un flusso a destra, vero? Uso questo ramo, che è il più lungo, per rinforzare il flusso a destra. Poi questo ramo. Questo ramo è piuttosto grosso e invece vorrei mettere in evidenza questo ramo piccolo che sta dietro. Il tsukene, cioè l'attaccatura del ramo, è piuttosto grossa. In questo caso, in modo naturale, lasciando solo la vena che porta al piccolo ramo e tagliando questo grosso ramo, qui si secca in modo naturale. Poi i rami posteriori. Siccome qui non ce ne sono, abbasso un ramo da sopra e lo rendo ramo posteriore. Vedendo dal fronte, la posizione va bene, ma è spoglio. Questo ramo andrebbe bene, ma è spoglio, quindi lo taglio. Questo ramo
e invece abbasso questo ramo e ne faccio un ramo posteriore. Adesso questo ramo qui, siccome è troppo grande, lo rimpicciolisco. E poi abbasso qui questo ramo e lo uso in questa posizione. Questo ramo, siccome è troppo lungo, per intanto lo riduco fino a qui. Più o meno i rami vanno bene così. Poi mettendo il filo decido definitivamente la lunghezza di ogni ramo. Con questo ho finito di togliere i rami decidendo che forma dare alla pianta. Si può notare che sono stati eliminati gli aghi vecchi per poter avvolgere i rami con il filo. Ho usato ogni ramo secondo lo schema che avevo in testa, regolandoli con le forbici nella lunghezza e spessore, anche nei dettagli. Prima ho fatto gin con rami secchi, poi ho immaginato in testa la forma della pianta e ho tolto i rami superflui. Poi, su ogni ramo che intendo usare, ho finito di mettere il filo. Ora do la forma a ogni ramo. Questo ramo, siccome è piuttosto grosso, lo abbasso usando un tirante.
Ecco, ora ho terminato la prima fase per dare forma alla pianta. Prima di mettere il filo, ho usato i vari rami secondo la loro lunghezza, immaginando nella mia testa lo spazio tra di loro e la loro lunghezza. Dopo questa operazione, quello che ho tagliato è solo questo. Quindi non c'era quasi nulla da tagliare. Siccome questa è la prima fase per dare la forma, la pianta naturalmente dà un'impressione di essere spoglia. Però tra 5-10 anni, non so bene quando, curando ogni ramo, poco alla volta si infoltirà e formerà l'apice. Poi, grazie a questi rami secchi e le radici secche, si mostrerà la storia di questa pianta dalla sua giovinezza e il passare del tempo per centinaia di anni. Poi la cosa importante sono i rami posteriori. Guardando dal fronte è importante far vedere questi rami posteriori. Se i rami e gli aghi davanti sono molto fitti, non si vede ciò che sta dentro e i rami posteriori. Si deve dare profondità e questa è una cosa importante. Poi l'apice, non si porti l'apice troppo in avanti, oltre quanto necessario. Naturalmente anche lasciarlo troppo indietro non va bene. Vedendolo di lato lo si porti un poco in avanti. サイドから見てやや前の方に持ってきます。 Facendo girare la pianta osserviamo il fronte, la parte destra, il retro e la parte sinistra. Guardando dalla parte del fronte, i rami davanti non li ho lasciati più lunghi del necessario. Naturalmente anche nel retro non li ho lasciati più lunghi del necessario. Usando i rami di destra e di sinistra metto in evidenza il flusso e il movimento dell'albero. Per questa pianta questo ramo, che è il più lungo, mette in evidenza il flusso a destra. Non lascio nessun ramo a sinistra più lungo di questo e nemmeno lungo uguale a questo.
耳流れの耳流れを強調する一番長い板使いですね。そしたらばこれ以上に力のある長い板、そういうものはこれと同じくかそれ以上に長い板力のある板を反対側の左側には使ってやりません。 Si dice che la bellezza stia nel vuoto. Questo vuol dire che si deve mostrare la naturalità, non la natura. Lavorando sui bonsai applico questi importanti principi. Ci sono tante diverse opinioni sui bonsai e anche diversi modi di apprezzarli e ognuno la pensa come vuole riguardo alla forma, ma il bonsai è un essere vivente che appartiene alla natura. Se la sua forma è perfetta, rotonda o triangolare, non mostrerà la sua naturalità. をやっぱり表現しないと、あまりにも形にきっちり溜め込んで、丸いとか三角の型にきっちり当てはめちゃうと、自然らしさからそのらしさが表現されなくなるんではないでしょうか。 Mio padre mi parlava spesso di non dare ai bonsai una forma rotonda. Penso che sia importante, per quanto possibile, andare nei boschi, nei campi, in mezzo alla natura, a contatto con le piante naturali e trovare nella natura le forme con le quali far rivivere e apprezzare i bonsai.姿の中から盆栽に生かせる部分を見つけて、そして盆栽を鑑賞する上でも、盆栽を整形する中でも、自然の姿を生かしてやるということは大事なことかなと常々思っております。 Ora qui è febbraio e siamo in pieno inverno e cade la neve. Quando si apre lo skyline del Monte Azuma, dopo la settimana delle vacanze dell'inizio di maggio, vado a camminare sulla neve del Monte Azuma per ammirare Goyomatsu e altre piante, per trarre ispirazione per i bonsai e cerco piante vecchie. Ogni anno vado in montagna con mio figlio e ogni volta che ci vado trovo qualcosa che mi ispira. Per voi in Europa e in Italia sarei felice se riuscissi a trasmettervi qualcosa che sia di ispirazione e che vi aiuti con i bonsai.